Buonasera, ben ritrovati con l'informazione del quotidiano L'Attacco. All'Università di Foggia, trattative in corso per il nuovo rettore. Il prorettore Sevi rinuncia a candidarsi in favore della direttrice di Agraria Sinigaglia. Ce ne parla Lucia Piemontese. Colpo di scena all'Università di Foggia, dove sono in corso intense manovre e trattative in vista del voto del 15 marzo prossimo per l'elezione del rettore per il sessennio 2023-2029. Il nome del prorettore ed ex direttore di Agraria Agostino Sevi aleggiava anche per questa tornata. Da prima l'intenzione di candidarsi, poi un passo di lato per favorire la quadra su un nome unitario, successivamente il ritorno in campo. Ma le ultime notizie che trapelano dall'Ateneo Daunio indicano il ritiro definitivo di Sevi dalla competizione per lasciare campo libero all'attuale direttrice del DAFNE, ovvero il Dipartimento di Scienze Agrarie, nonché presidente del Dare Puglia, Milena Sinigaglia. Sinigaglia ha da poco potuto festeggiare il riconoscimento del DAFNE quale dipartimento di eccellenza, destinatario di un finanziamento ministeriale da ben 8 milioni di euro. Però la sua decisione di candidarsi al posto di Sevi non pare aver sbloccato, almeno per il momento, la situazione in Ateneo. Il quadro continua ad essere estremamente disgregato, l'area medica non si compatta, resta divisa tra i due contendenti, il direttore Gaetano Servidio e l'ex direttore Lorenzo Lomuzio, e poi c'è la direttrice di giurisprudenza Donatella Curtotti, il direttore di studi umanistici Sebastiano Valerio, mentre ad economia non hanno trovato entusiasmo nei rispettivi dipartimenti i propositi di candidatura avanzati dall'ex parlamentare Nunzio Angiola e dalla professoressa e delegata rettorale Barbara Caffarelli. La maggioranza di centrodestra manfredonia boccia la proposta di finanza di progetto di Engie Servizi S.p.A. per pubblica illuminazione ed efficientamento energetico degli impianti termici. Sentiamo. Addio alla proposta di finanza di progetto ventennale avanzata da Engie Servizi S.p.A. al comune di Manfredonia. La maggioranza di centrodestra che sostiene il sindaco Gianni Rotici nella seduta consigliare di lunedì sera ha bocciato tale strada, ritrovando unità e aprendo le porte ad altre soluzioni per gli appalti della pubblica illuminazione e dell'efficientamento energetico degli impianti termici. A poche ore dalla cacciata dell'ormai ex assessore Angelo Salvemini, Rotici ha messo la parola fine ad un'ipotesi che non aveva mai convinto né parte della propria maggioranza né tantomeno l'opposizione. Adesso si valuterà il da farsi, ci sono due convenzioni Consip cui si potrebbe aderire, quella di Edison a cui hanno già aderito i commissari straordinari del comune di Foggia, che è onnicomprensiva, riguarda cioè sia la pubblica illuminazione che l'efficientamento energetico degli impianti termici, e poi c'è quella relativa solo all'efficientamento energetico di CNS, consorzio presente a livello nazionale. Pino Gesmundo è stato confermato a capo della segreteria regionale della CGIL al termine del congresso che oggi ha visto l'intervento a distanza del ministro Raffaele Fitto sui temi del PNRR e dell'autonomia differenziata e quello della presidente del consiglio regionale Loredana Capone. Sentiamo le dichiarazioni della Capone. Compagni e compagne delle camere del lavoro, delle categorie, a chi opera nelle nostre strutture, a ogni livello. Il 13° congresso della CGIL Puglia ha confermato Pino Gesmundo, segretario generale della Confederazione regionale. A chiudere la due giorni di lavori del congresso, che ha visto impegnati oltre 200 delegati in rappresentanza di tutte le categorie e le camere del lavoro della Puglia, è stato il segretario generale della CGIL Maurizio Landini. Nel sottolineare ai delegati il contributo di idee e proposte, di analisi sul contesto economico e politico, oltre che di azioni per rafforzare l'organizzazione in Puglia, arrivato dalla due giorni di lavori congressuali, Gesmundo ha ringraziato per la fiducia ricevuta. Abbiamo di fronte un periodo complesso, ha detto, anche nel nostro territorio, dare risposte ai bisogni e alle istanze del mondo del lavoro, di chi un lavoro lo cerca e ai pensionati. La Presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone, è intervenuta nel panel dedicato al PNRR e alla coesione territoriale. A distanza anche l'intervento del Ministro per gli Affari Europei, il Sud e le politiche di coesione, Raffaele Fitto.
il lavoro crea futuro, è proprio vero ed è vero soprattutto al sud, dove il lavoro manca, dove bisogna generarlo e dove occorre investire al massimo le risorse che il PNRR così corposo ha proprio a favore del sud. Così è importante per esempio avere subito le spese di sviluppo e coesione, perché ci sono 22 miliardi che attendono di essere erogati, 4 miliardi dovrebbero riguardare la Puglia e con quelle possiamo fare tante cose, tanti investimenti che aiutano i giovani a rimanere da noi, che aiutano tutto il paese a crescere. Quindi il fondo di sviluppo e coesione chiediamo che venga presto erogato e non aspetti altro tempo, perché quel tempo è un lavoro che toglie futuro. Si è tenuta oggi l'assemblea dei soci della Fondazione Apulia Film Commission, che ha nominato la dottoressa Anna Maria Tosto presidente del consiglio di amministrazione, del quale fanno parte i componenti Luciana Cazzolla e Francesco Murianni. La dottoressa Tosto, magistrato in quiescenza, è stata tra l'altro procuratrice generale presso la Corte d'Appello di Bari. Il CDA ha ricevuto il mandato di provvedere ad una revisione dello statuto e dell'assetto organizzativo della Fondazione, assicurando la continuità della gestione amministrativa. All'Istituto Vittorio Emanuele III di Lucera si è svolta la seconda edizione della Settimana dell'Economia, iniziativa promossa dai docenti del Dipartimento Economico dell'Istituto per gli studenti coinvolti in seminari e laboratori con imprenditori, con l'obiettivo di far conoscere le peculiarità dei vari settori economici e le relative opportunità lavorative. Sentiamo Anna Ricciardi. Gente flagella, l'Istituto Vittorio Emanuele III ha vissuto un'intensa settimana dell'economia che si conclude con questa notte bianca dell'economia fatta di attività e insomma di tanto fermento. Sì, come dice lei, proprio oggi con la notte bianca dell'economia suggelliamo questa settimana di lavori a contatto diretto con il mondo imprenditoriale del nostro territorio di pertinenza, di appartenenza. Le studentesse e gli studenti hanno avuto un'occasione molto preziosa per apprendere dalla viva voce dei protagonisti che cosa il mondo dell'impresa, cosa sia un'impresa a 360 gradi. L'impresa è stata analizzata, sviscerata da tutti i punti di vista ed è stata riportata dalle parole dei protagonisti. Questo ha consentito ai ragazzi di mettersi in gioco, di analizzare un fenomeno complesso di cui loro hanno esperienza attraverso i loro percorsi curricolari alla fine e di comprendere anche alcune dinamiche che si mettono in gioco quando bisogna guardare al futuro. Ecco, questo è proprio uno degli obiettivi, costruire una sorta di ponte ideale tra il presente e il futuro di questi ragazzi, tra la teoria e la pratica, e credo che data la risposta degli allievi stessi entusiasta e partecipata, credo che abbiamo colto nel segno e abbiamo raggiunto parte degli obiettivi che ci prefiggevamo. Abbiamo visto dei ragazzi attivi, costruttori del loro percorso di conoscenza. Un po' questa è la teoria pedagogica che ci guida. Non sono meri fruitori, sono attivi costruttori appunto delle loro esperienze, del loro percorso di formazione. Siamo in chiusura con lo sport, è fatta per Dardan Vutage al Novara. L'attaccante albanese lascia il Foggia e torna a vestire la maglia degli azzurri. Trattativa ai dettagli, atteso per domani l'annuncio ufficiale. Il Foggia a questo punto potrebbe virare su Santaniello, bomber della Turris. Odier invece è vicino alla Viterbese. Questa era l'ultima notizia del nostro TG Web, del quotidiano L'Attacco. Prossimo appuntamento a domani, sempre alla stessa ora. Buon proseguimento di serata.